Emergenza Covid-19, i dati della Task Force regionale lucana. Covid variante indiana isolata in Puglia, importante per approfondire studi sulla capacità del vaccino. Astra Night, spirito e modalità operative della nuova iniziativa dell'ASM di Matera. Da domani 6 maggio tamponi molecolari gratuiti a Matera e Policoro con l'attivazione della piattaforma sul sito dell'ASM. Turismo, Cupparo scrive al governo per il rilancio del turismo. Isolata in Puglia la variante cosiddetta indiana, parliamo di emergenza Covid-19 ovviamente, importante questo caso per approfondire studi sulla capacità del vaccino. Sentiamo i dettagli. La variante indiana del coronavirus è arrivata in Puglia, è stata riscontrata in due cittadini indiani rientrati nella regione dopo essere stati nel loro paese d'origine. Dopo le rassicurazioni dell'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco, il quale ha dichiarato che tutti i contatti di questi casi sono stati già individuati e messi in quarantena, arrivano anche quelle dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, dove la variante è stata individuata e isolata. Dettaglio non di poco conto che permetterà di approfondire gli studi sulla capacità del vaccino di rendere un soggetto immune anche da questa variante. Da questi soggetti poi è stato effettuato l'approfondimento diagnostico per identificare la variante e anche per isolarla in coltura, perché questa è una cosa che ci permetterà di fare delle valutazioni relative alla copertura degli anticorpi vaccinali presenti nei soggetti oramai immunizzati della popolazione. La cosa che preoccupa ogni volta che viene fuori una variante, questo è uno dei casi, è che in alcuni paesi si manifesta una tendenza al contagio importante, cioè un'impennata del numero di contagi. Quando si osservano tanti contagi in un paese si associano a una determinata variante, si ha il sospetto che questa variante presenti delle particolari caratteristiche di contagiosità, oppure possa in qualche modo essere così modificata da poter dribblare la risposta immunitaria dell'ospite. Al momento i dati scientifici a disposizione presentano un quadro ottimistico. Al momento le voci scientifiche direbbero che la copertura vaccinale può coprire anche il contagio dalla variante indiana. Oggi che abbiamo l'isolato in coltura nel nostro istituto potremo fare tutti gli approfondimenti del caso per vedere, valutando con i sieri che abbiamo sia di soggetti immunizzati che di soggetti che hanno superato la malattia, cercare di capire se effettivamente gli anticorpi sono comunque in grado di bloccare questa nuova variante. Si chiama Astra Night, l'ultima iniziativa dell'ASM di Matera in materia del piano vaccinale, di campagna vaccinale. Vediamo spirito e modalità operative nel prossimo servizio. Nella giornata dell'8 di maggio a Matera, presso le tende del Qatar, dalle 22 alle 6 del mattino, ci sarà la possibilità di essere vaccinati per la fascia d'età dai 60 ai 79 anni. Sarà inoltre aperta prioritariamente la vaccinazione a ipoacustici, sordomuti, ciechi civili e autistici, con l'obiettivo di 750 persone. Qual è lo spirito e la motivazione di una scelta da più giudicata inconsueta? L'idea nasce dalle esigenze che le stesse persone ci hanno comunicato quando vengono a vaccinarsi, è essenzialmente rappresentata in molte occasioni dal dover chiedere un permesso di lavoro per accompagnare la persona cara qui alla tenda del Qatar, dove poi deve affrontare anche un periodo di attesa prima di essere vaccinato. In tal senso ci siamo interrogati con il gruppo con cui collaboro. È nata quindi questa idea, in particolare per questa idea ringrazio la dottoressa Vitelli, che è il nostro responsabile amministrativo della tenda del Qatar, e abbiamo pensato di utilizzare l'unica risorsa che ci è rimasta, la notte, che è un evento, ci tengo a sottolinearlo, è estemporaneo, non verrà interrotta l'attività sia sabato che domenica, noi continueremo comunque a vaccinare. Le persone sono comunque libere di mettersi in piattaforma e procedere come d'abitudine col sistema classico, è un'occasione in più per evitare assembramenti, perché comunque si tratta di un orario notturno, fa freddo, ma è un maggio strano questo,
abbiamo pensato di, è vero sì, dare il numerino, ma di darlo anche con una prenotazione oraria. La distribuzione la faremo dalle 8 alle 9, sarà a cura degli scout che ci supportano. Dello stesso giorno? Sì, sì, dello stesso giorno, che ci supportano, come sapete, ormai da mesi. Quindi distribuiremo sia il numero che è relativo, diciamo, a questo punto, ma soprattutto la fascia oraria, in modo tale che le persone, che invito a essere puntuali, anzi a anticipare magari di qualche minuto il loro arrivo alle tende, possano poi fare una brevissima attesa protetti nella tenda numero 2 e poi venire a vaccinarsi per poi rientrare a casa dopo la canonica attesa di 20 minuti post vaccinica per l'osservazione. Arrivano anche critiche sulle iniziative come quella dell'avvocato Giuseppe Miolla e a rischio assembramenti in orario oltre il coprifuoco, la notte bianca dei vaccini anti-Covid-19, così la definisce, denominata AstraNice, organizzata a Matera dall'azienda sanitaria locale dalla Regione Basilicata per sabato 8 maggio dalle ore 22 per somministrare 750 dosi di AstraZeneca a persone comprese nella fascia d'età 60-79 anni. E quanto sostiene l'avvocato, come detto, Giuseppe Miolla, il quale con un esposto ha chiesto l'intervento del prefetto di Matera Rinaldo Argentieri affinché valuti i rischi dell'iniziativa e la revochi. Appare evidente che, ha scritto Miolla nel suo esposto, l'aver previsto la vaccinazione dalle ore 22 alle ore 6 senza preventiva prenotazione per 750 persone di età compresa tra i 60 e i 79 per persone affette da importanti disabilità, sordi, ciechi civili, ipoacustici e autistici, potrà comportare con seria probabilità assembramenti e vedrà fuori dalla propria abitazione diversi cittadini dopo il coprifuoco in assenza di una precisa deroga proveniente dalle istituzioni competenti. E continuiamo a parlare di emergenza Covid-19 con una nuova iniziativa, un'altra ancora iniziativa dell'ASM di Matera, questa volta in merito ai tamponi. Sentiamo. C'è una novità importante in chiave di sorveglianza sanitaria a Matera. Da giovedì 6 maggio l'attivazione dell'agenda telematica dedicata alla prenotazione gratuita dei tamponi molecolari verranno effettuati dal lunedì al sabato presso i drive-thru dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera e dell'ospedale di Policoro. Serve necessariamente per intercettare ai fini di una sorveglianza sanitaria e un'ulteriore misura di contenimento del contagio quelli che noi definiamo i cosiddetti positivi asintomatici. Questa iniziativa è facilmente attivabile perché già da ieri sul sito aziendale della ASM di Matera è presente un link che porta alle modalità di prenotazione che sono guidate, per cui estremamente semplici, con una prenotazione di 100 tamponi al giorno e chiusura ovviamente il giorno prima alle 13 per il giorno dopo, con un'agenda settimanale che parte dal lunedì al venerdì e che saranno disponibili in modalità drive-thru a Matera dalle 14.30 sino alle 16.30 e presso il parcheggio P2 visitatori dell'ospedale Madonna delle Grazie e a Policoro, sempre nella stessa modalità drive-thru, dalle 7.30 alle 9.30 la mattina. Questa iniziativa chiaramente è un'iniziativa che, ripeto, serve a intercettare i positivi asintomatici, è una misura di sorveglianza sanitaria e soprattutto consentirà a tutti quei cittadini che vogliono sottoporsi a tampone molecolare, perché è bene ribadire tampone molecolare, di usufruire di questo servizio. Ovviamente questo servizio è un sistema di prevenzione, per cui non sostituisce nella maniera più assoluta quelle che sono le normali modalità di sorveglianza e di tracciamento dei positivi e che non deve incentivare quei fenomeni di prenotazione per persone che sono già conviventi di positivi piuttosto che contatti stretti o che hanno già sorveglianza sanitaria attiva presso i propri domicili. Ovviamente questo sistema è attivo solo per prevenzione. Tutti coloro che sono già positivi piuttosto che, ripeto, sottoposti a quarantena per contatti di positivi hanno il cosiddetto filtro, non possono accedere a questo sistema perché sono già tracciati e inseriti nel sistema, la cosiddetta piattaforma regionale, in cui è già presente la loro quarantena, per cui la piattaforma blocca automaticamente la prevenzione.
E adesso il punto della campagna vaccinale dell'ASP Potenza con il direttore generale Bochicchio. Si chiude in giornata nel distretto di Lauria la campagna vaccinale anti-Covid destinata alle persone over 80 nel Potentino, primi in Italia. A preannunciarlo è Lorenzo Bochicchio, direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Potenza. Oggi chiudiamo la campagna vaccinale per gli over 80. Un passaggio estremamente significativo, ci siamo dati un modello organizzativo d'accordo con la Regione Basilicata che costituisce un unicum in Italia perché abbiamo ritenuto di portare i punti vaccinali presso i comuni di residenza degli over 80 e spessissimo laddove c'erano problemi di deambulazione fino anche presso i domicili dei cittadini. La scelta organizzativa insomma è stata estremamente articolata, è uno sforzo immane, ciò non di meno saremo anche in questo caso i primi a chiudere la campagna vaccinale over 80 in Italia. In corso un lavoro per modulare le inoculazioni per le categorie di beneficiari in base alle dosi disponibili. Devo dire che il rapporto tra le dosi fornite e le dosi vaccinali somministrate è estremamente alto. Siamo ormai costantemente al di sopra del 95%, tra le percentuali più alte in Italia. In questo momento il fattore limitante è costituito dalla parziale indisponibilità di vaccini Moderna e Pfizer. Johnson & Johnson ha fatto arrivare le prime dosi, è previsto l'arrivo di un quantitativo abbastanza consistente di Pfizer che ci consentirà di assicurare la copertura della campagna vaccinale per i prossimi 4 o 5 giorni. Monito sulla questione caregiver, dove il governatore Bardi aveva preannunciato l'invio alla Guardia di Finanza delle autocertificazioni per stanare furbetti che non avrebbero dovuto ricevere il vaccino. Abbiamo vaccinato tutti coloro i quali formalmente erano, come dire, titolati ad essere vaccinati. È chiaro che il monito legittimo e doveroso di attenzione lanciato dal presidente Bardi indurrà probabilmente una rivalutazione della situazione nel suo complesso, ma la campagna vaccinale proseguirà comunque in maniera ordinata. In previsione dell'estate, l'ASP, ha evidenziato Bochicchio, è pronta nelle proprie prerogative a contribuire ad una stagione turistica in sicurezza. Chiudiamo la campagna vaccinale over 80 per l'appunto a Maratea. L'anno scorso, unici in Italia, proponemmo e gestimmo un progetto molto interessante di testing e di mappatura epidemiologica in tutte le zone ad impatto turistico. Stiamo lavorando per riproporre lo stesso progetto e un segnale concreto ed efficace di supporto ai nostri operatori che stanno vivendo una situazione di fortissima difficoltà. La cronaca: nella testata del letto aveva nascosto 11 grammi di cocaina, già divisa in 29 dosi, e 5 grammi di marijuana. A Canosa di Puglia un uomo di 31 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. La perquisizione è stata effettuata nell'ambito di indagini condotte dai militari dell'arma della stazione di Lavello. Nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati anche un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga. Andiamo avanti con un funzionario del comune di Gorgoglione accusato di peculato per 470.000 euro. Si sarebbe impossessato illegalmente di 407.000 euro dirottandoli tutti su conti intestati alla moglie e allo zio. È accusato di peculato e falso ideologico un dipendente del comune di Gorgoglione a cui è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Matera. Le indagini della polizia giudiziaria sono partite dopo la denuncia presentata dal sindaco del comune nel materano, Carmine Nigro. L'accusato, dal 2010 al 2020, avrebbe infatti emesso 34 falsi mandati di pagamento, abusando della sua posizione e inducendo in errore la banca che svolgeva il servizio di tesoreria per conto del comune. L'uomo, nel corso del tempo, avrebbe effettuato numerosi prelievi in contanti dai conti corrente della moglie e dello zio, di cui era cointestatario, fino a prosciugarli del tutto. Ancora la cronaca: ai vigili del fuoco della Comando Provinciale di Potenza, nel pomeriggio di ieri alle ore 18.05 circa, sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada statale 658 al chilometro 12.900 nei pressi di San Nicola di Pietragalla. Giunti sul posto hanno trovato un autocarro ribaltato su di un fianco carico di pasta confezionata. L'autista, uscito da solo dall'autocarro, è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Per raddrizzare l'autocarro è stato necessario l'intervento di due autogru. I vigili del fuoco, durante le operazioni, hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto per evitare l'insorgere di incendi. L'intervento si è concluso dalle 18.05 alle 23.50 circa.
La vertenza dei lavoratori TFA, nuovo presidio davanti allo stabilimento di Tito. Sentiamo Nico Basile. Fiore all'occhiello del settore ferroviario regionale, sempre più a rischio chiusura lo stabilimento TFA ex Firema di Tito. Andate in pensione 21 unità, in seguito all'esposizione all'amianto, 35 i lavoratori rimasti a produrre motori e che, stando al piano industriale deciso dall'azienda, verrebbero dislocati a Caserta. Nell'ultimo incontro in Regione Basilicata, nulla di fatto per impedire la smobilitazione. Al vaglio soluzioni alternative, tra le voci l'interessamento di una cordata dell'indotto lucano. È necessario che Regione, Ministero, enti locali, per quello che possono fare, ma soprattutto la proprietà, si sieda intorno a un tavolo per favorire anche processi di acquisizione e subentro da parte di operatori produttivi che in questo settore ancora ci credono. È strategico per l'area industriale di Tito, qual è il comparto ferroviario. Situazione emersa dinanzi ai cancelli del polo potentino, dove si è tenuta un'assemblea con le sigle sindacali di categoria FIM, FIOM e WILM. Ricollocare 35 persone non mi sembra un'azione inverosimile. Come ha detto il presidente Bardi, la Basilicata deve uscire dall'isolamento. Come? Attraverso anche il sistema ferroviario, l'hub dell'idrogeno sul ferroviario. Ci sono tante opportunità. Questa era un'azienda che portava sempre reddito e aveva tantissimi lavoratori. Oggi sono rimasti quelli più giovani e ora l'azienda sta approfittando proprio di questa situazione, cioè di svuotare completamente e di chiudere una struttura importante per la regione Basilicata. Le responsabilità sono tutte in capo a questi imprenditori, ma la politica, stiamo registrando un interesse che è necessario per arrivare a una discussione più complessiva di piano industriale per il paese, che deve passare sicuramente per i settori strategici. Richiesto l'impegno della politica anche parlamentare, intervenuto il senatore Pepe. Sia a livello nazionale che a livello regionale dobbiamo mettere chiarezza su un concetto, che l'epoca in cui uno viene, prende e poi va via va archiviata. Già questo stabilimento aveva di per sé delle commesse importanti, quindi non è mai andato in difficoltà, e oggi come oggi, con oltre 200 miliardi di euro che il Recovery Fund ci darà e che investirà in maniera pesante proprio su ferrovie e treni, è incomprensibile che uno stabilimento che si occupa di ferrovie e treni venga chiuso. Oltre 12.000 imprese lucane, una su 5, hanno aderito a impresa.italia.it, un cassetto digitale dell'imprenditore, iniziativa avviata nel 2017 con l'intenzione di assumere un ruolo di interfaccia tra il mondo imprenditoriale e l'amministrazione pubblica. Lo ha reso noto la Camera di Commercio di Basilicata. In Italia il portale ha raggiunto 1 milione di imprenditori. Quelli lucani hanno scaricato oltre 35.000 documenti. Secondo la Camera di Commercio lucana, questo traguardo vuole essere un nuovo segnale di come il sistema camerale sta interpretando il concetto di trasformazione digitale, prioritaria per il mondo produttivo e per il sistema paese. La Fondazione Matera Basilicata 2019 vive ormai da tempo una situazione di stallo e di incertezza, tali da non consentire di svolgere appieno le proprie funzioni senza il presidente e senza il direttore generale, ruolo attribuito ad interim da quasi un anno. È un avviso pubblico scaduto da mesi. La Fondazione è impossibilitata ad intraprendere iniziative e svolgere attività, mentre servirebbero azioni urgenti per rilanciarne l'impegno. Il sindaco Domenico Bennardi di Matera, auspicando la designazione in tempi brevi della nuova governance, evidenzia che il Comune non ha mai fatto mancare la disponibilità alla collaborazione e alla ricerca di soluzioni che consentano di portare la Fondazione fuori dal guado, di essere finalmente operativa e capitalizzare il lungo e importante percorso di capitale europea della cultura. L'eredità di Matera 2019, prosegue Bennardi, non può restare prigioniera della mancata nomina della sua governance. Il processo innescato 2 anni fa non può rischiare di arrestarsi, ne va del futuro di Matera e della Basilicata. Turismo, Green Pass, le reazioni degli operatori del settore. Il 15 maggio scadrà l'obbligo di quarantena per chi entra in Italia per turismo. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa post G20 sul turismo. Un'operazione che permetterà all'Italia di anticipare il cosiddetto Green Pass europeo con un'italiana carta verde prevista già dalla seconda metà di maggio. In attesa del certificato europeo, che ci auguriamo venga il più presto possibile, il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale che permetterà alle persone di muoversi liberamente tra regioni e che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio. Decisione che permetterà anche di riattivare il turismo internazionale, accolta con favore e ottimismo dagli operatori del settore lucani.
La Basilicata è pronta, sta lavorando da tempo perché sia a livello istituzionale che a livello imprenditoriale privato possa essere pronta ad accogliere i viaggiatori. Proprio in questi giorni abbiamo lanciato una campagna di promozione in tutte le grandi stazioni d'Italia con claim Basilicata senza confini. Il comparto in grande sofferenza e questo è innegabile. C'è stata una risposta importante della Regione che ha consentito negli scorsi mesi, nel corso del 2020, di mantenere in vita soprattutto le strutture ricettive, ma non solo, con un impegno straordinario della Regione Basilicata, dell'assessorato alle politiche di sviluppo, che ha consentito, parlo di dati aggiornati a marzo scorso, alla quasi totalità delle strutture ricettive di rimanere attive. Forse se anticipavano un po' i tempi su questa disposizione saremmo partiti con più energia sui mercati sia di prossimità nazionale e spero nella piccola ripresa del mercato internazionale. È una disposizione giusta per viaggiare in sicurezza, per tranquillizzare le tante famiglie, i tanti turisti, sia italiani che stranieri, che vorranno venire nella nostra regione, che poi allorquando dispone davvero di spazi sia per il turismo verde, ma non solo, per il turismo balneare e il turismo culturale. Occupiamoci ancora di turismo perché l'assessore alle attività produttive della Regione Basilicata Cupparo ha scritto al governo per il rilancio di questo comparto. Raccogliere il grido di dolore dell'intero comparto turistico lucano che chiede solo di potersi muovere in vista della stagione estiva. Queste le parole che l'assessore regionale della Basilicata alle attività produttive, Francesco Cupparo, ha utilizzato per spiegare il motivo della sua lettera ai rappresentanti del governo nazionale. Cupparo in particolare si è rivolto ai ministri Carfagna, Garavaglia, Gelmini e ai rappresentanti lucani del governo, Lamorgese, Speranza e Moles, e a tutti i parlamentari eletti in Basilicata. Ho rilanciato la sollecitazione ai rappresentanti di governo, ha spiegato Cupparo, di fare in modo che sia possibile per i nostri operatori lavorare con maggiore libertà, rivedendo anche le limitazioni orarie alla mobilità, comunque sempre nel rispetto delle regole per la salvaguardia del bene supremo che è la salute. Intanto, con l'azienda di promozione turistica della Basilicata, è stato definito il piano d'azione per la ripresa del turismo in Basilicata, che prevede una spesa di 4,5 milioni di euro, operazione che presto, specificano dal governo regionale, sarà sottoposta all'esame della Giunta per l'approvazione. E in tema di immagine e brand della Basilicata c'è una dichiarazione del consigliere regionale Luca Braia, capogruppo di Italia Viva, che interviene dopo la presentazione del nuovo brand ieri, Fragola Matera a Casa Cava. Un lavoro enorme, dice, quello fatto negli anni passati per arrivare oggi al primo, mi auguro, di altri brand. La Fragola di Basilicata è stata infatti il simbolo del Macfruit 2017, siamo stati a Berlino innumerevoli volte al Fruit Logistica, l'abbiamo sempre abbinata alla promozione turistica del Metapontino e della regione intera con la Candonga Prima. Ma è oggi con altre varietà, ovunque era stato possibile farlo. Lode pertanto a questa iniziativa che mette insieme il brand Matera con la Fragola e lo lega alla sua provincia di provenienza, ma come locomotore del Metapontino insieme dell'intera Basilicata, dell'ortofrutta e dell'agroalimentare. Da questo bisogna ripartire. In giro per la città dei Sassi quest'oggi abbiamo riscontrato poco decoro per il verde urbano di Matera. Vediamo. Mentre le prime timide giornate di sole iniziano a palesarsi, la città dei Sassi non si presenta agli occhi dei suoi cittadini con il migliore dei look. Da nord a sud di Matera, soprattutto all'interno dei quartieri, nelle zone interne, c'è una carenza di manutenzione degli spazi verdi pubblici che lascia a desiderare. Una situazione che solleva le lagnanze dei residenti, i quali attendono uno sfalcio dell'erba sia per conferire decoro estetico ai loro vicinati, sia per non veder precipitare questi spazi, fiori all'occhiello di alcuni quartieri storici periferici materani, in condizioni igienico-sanitarie, habitat naturale per fauna indesiderata. Sulle arterie cittadine, sia principali che di raccordo tra i due poli della planimetria urbana, a scontare i ritardi del taglio dell'erba sono i grandi rondò pubblici di alcuni snodi viari, ma anche le semplici aiuole che costeggiano i marciapiedi della città. A macchia di leopardo non si può certo dire che siano nelle migliori condizioni.
Anche il parco pubblico di via 4 Novembre, punto di ritrovo principalmente per runner e ragazzi, ma anche per fasce d'età tra le più disparate, attende che qualcuno gli rifaccia al più presto il trucco per presentarsi al meglio in vista delle giornate che dovrebbero essere sempre più confortevoli, climaticamente parlando, nelle prossime settimane. Nota dolente anche per la potatura degli alberi nelle strade centrali cittadine. Sembrano raggiungere quote molto elevate, per esempio gli arbusti di via 20 Settembre. Le loro sono altezze che dialogano naturalmente con balconi e finestre dei palazzi contigui. Ed è tutto, grazie per aver scelto la nostra informazione. Buon proseguimento con i nostri programmi.